quando avrai un fragor a 1000 decibel. Un artista a tutto tondo che aveva fatto del suo amore per la musica la sua vita. Il maestro Enzo Pulito se n'è andato. Il musicista di Sala Consilina è scomparso all'età di 69 anni a Luigi Curto di Polla, dove era ricoverato per un peggioramento delle sue condizioni dopo un intervento al cuore eseguito qualche tempo prima a Ruggi di Salerno. La sua città e il mondo della musica lo piangono e nel ricordarlo non possono non associarlo però a momenti di gioia, di festa, di cui era stato testimone e artefice proprio grazie al suo lavoro nel mondo dello spettacolo. In queste immagini lo vediamo durante una delle sue colorate apparizioni al TG Estate con parte della sua band e dei talenti che lui stesso aveva contribuito a lanciare. Enzo Pulito, polistrumentista, produttore, compositore, non è stato solo il maestro per generazioni di valdianesi, ma uno showman che sin dagli anni 70 aveva calcato i palcoscenici nazionali. Componente del gruppo Pandemonium, partecipò a festival di Sanremo, Disco Ring, Domenica Inn, collaborò con diverse case discografiche e nella sua carriera ha suonato con artisti come Don Bachi, Rino Gaetano, Rocky Roberts e Gianni Nazzaro. Sua la voce anche di note sigle di cartoni animati degli anni 70 e 80, come non ricordarlo con la sua Mazinga Z che ha fatto cantare e incantare generazioni di ragazzi. Ama la verità, gli oppressi difenderà, per la tua libertà c'è Mazinga, Mazinga Z, Mazinga Z. Il suo sorriso, il brio che la musica gli comunicava e che restituiva alle persone che incontrava con il suo lavoro, accompagnano ormai l'immagine che tutti hanno di lui. Sala Consilina si stringe ora attorno alla moglie e ai due figli Francesco e Beppe, quest'ultimo tra i fondatori di Casa Surace.